Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato 21 luglio, sempre qua da Castellabate. Vediamo quali sono le aia, qua sta scattando. Vediamo se riusciamo a reggere questo video in questa maniera. Che cosa è successo oggi sui giornali? Beh, innanzitutto oggi il tema di tutti quanti i giornali riguarda le cosiddette nomine prerogative dello Stato, perché su queste nomine, a Ugg e Jason, il primo che si collega con noi, le nomine sono prerogative del governo, del Presidente del Consiglio, del Ministero dell'Economia e dei ministri competenti. Pare ci sia stata una grande discussione, soprattutto su una nomina, quella del numero uno della Cassa Depositi e Prestiti. Presidente del Consiglio, scusatemi, il Ministro dell'Economia voleva Dario Scannapieco, uomo delle istituzioni bancarie europee, mentre invece pare che Di Maio si fosse fissato con l'attuale direttore finanziario della Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, che secondo tutti i giornali è stato candidato del Movimento 5 Stelle. Allora, chi ha vinto? Alla fine ha vinto evidentemente questo Fabrizio Palermo. Due o tre considerazioni su questa vicenda. Sulle nomine si è giocata una partita molto dura del governo perché Tria voleva fare da solo e invece non gli hanno permesso di fare dal Ministero dell'Economia da solo, cosa che peraltro vale per tutti quanti i governi. Che pensate che Renzi decideva Padoan le nomine? È evidente che non avveniva così. Seconda cosa, questo nuovo amministratore delegato alla Cassa Depositi e Prestiti, come scrive in un fondo oggi Sallusti, è una banca importantissima. Il Movimento 5 Stelle, così come il governo, deve mettere giù le mani da questa cassa, come è stato tentativo e, come possiamo dire, suggestione di tutti quanti i governi. Secondo me anche dell'inventore della cassa, cioè Giulio Tremonti, che oggi pontifica raccontandoci questa cassa che deve essere neutrale, ma se tu inventi un bazooka, poi qualcuno lo userà questo bazooka, e la politica ha una tentazione molto forte di utilizzare uno strumento così liquido e con tanti soldi come quelli derivanti dal risparmio italiano, come la Cassa Depositi e Prestiti. Chi è Fabrizio Palermo? Lo trovate su tutti i giornali, un passato come analista finanziario. Analista finanziario non vuol dire banchiere, era uno che andava a guardare i conti e i bilanci delle diverse società per Morgan Stanley a Londra, poi è arrivato in McKinsey facendo il consulente, e anche in questo caso non si tratta di un banchiere ma di un consulente genia che io andrei, come si dice, non frequentando, proprio perché i consulenti sono sempre dei fenomeni per spiegarti o dopo quello che hai fatto male o prima quello che devi fare per poi cambiarlo dopo domani. Vabbè, lasciamo perdere questa mia generalizzazione sui consulenti, ma si tratta comunque di un uomo di mercato con un ottimo curriculum, ha fatto molto bene secondo tutti quanti retroscena, secondo tutti quanti i curriculum che avete visto, molto bene il CFO, il direttore finanziario di Fincantieri, proprio prima della sua quotazione, e lo stava facendo anche in cassa. Lui è stato chiesto di condividere, secondo un virgolettato del Corriere della Sera di oggi, il nostro contratto di governo. Beh, se così fosse, cioè se l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti deve condividere il contratto di governo giallo-verde, sarebbe da alzare i capelli e renderli ancora più spettinati dei miei. Spero che questa cazzata di virgolettato del Corriere della Sera sia del tutto falso, sia un millantatore quello che l'ha detto. Fubini ne fa un ritratto molto negativo, nel senso che con la penna solita del Corriere della Sera, che si pensa che sia una penna così asettica, in realtà Fubini dice che è bravo. Beh, bravo non lo so, ma c'ha un curriculum certamente ottimo, ma assente. Cosa di peggio che dare a un manager il motivo della sua bravura? Il fatto che lui sia assente. Perché è assente secondo Fubini del Corriere della Sera? Perché andava in giro per i palazzi romani a prendere, diciamo, raccomandazioni per diventare amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, il Corriere preferiva certamente Scannapieco. Mano sul fuoco che Fubini era più amico di Scannapieco che di Palermo. Il giornale, ve l'ho detto, giù le mani dalla nostra cassa. Il Fatto titola: il Movimento 5 Stelle si prende la cassa. Due titoli, quello del giornale, diciamo, per una previsione del futuro condivisibile, quella del Fatto: il Movimento 5 Stelle si prende la cassa, direi del tutto fuori luogo. La vera novità di oggi, che alcuni giornali hanno, secondo me è molto interessante, è che spetterebbe alla Lega, a questo punto, di Giorgetti la nomina di Bonomi come amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, gestite con il culo, scusate la volgarità, da Mazzoncini, uomo di Renzi piazzato al vertice delle Ferrovie dello Stato. Perché sono gestite male le Ferrovie dello Stato? Perché fanno finanza, perché invece di occuparsi, come faceva Moretti, che voi tanto odiate, che io tanto amo, il sindacalista della CGIL, che come un caprotti qualsiasi andava e guardava come funzionavano i treni, si occupano questi qua dei grandi numeri, dei grandi processi, delle grandi fusioni con l'ANAS e non del funzionamento dei treni. Chi si occupa di treni si occupasse solo di treni. E
signor Bonomi, io l'ho visto all'opera, alla SEA a Milano, cioè agli aeroporti di Milano, quando l'Italia mollò Milano, secondo me sarebbe una grandissima nomina quella di Bonomi alla SEA. Vedremo, tutti quanti i giornali oggi da Repubblica al Messaggero parlano di questa ipotesi. Il Milan, seconda notizia della giornata per i tifosi, ritorna nelle coppe europee e soprattutto e viene comprato sostanzialmente dal fondo Elliott, che aveva già fatto un prestito a questi cinesi di Li, che vengono accusati di bancarotta, di false comunicazioni sociali, e quindi gli tolgono la squadra per le false comunicazioni sociali che avrebbe dichiarato. Ma la vera cosa quotidiano governativo sia di regime, quello, vabbè, adesso poi ne parleremo. La cosa veramente divertente di oggi è la storia di Savona. Vedete, io ve la metto subito: Savona era nel consiglio di amministrazione dell'Unicredito ed è indagato insieme ad altre 23 persone per usura, scusatemi, bancaria. Repubblica oggi in un pezzo fa capire quali erano in questi 11 anni della società Engineering, quali erano i tassi, scusatemi, 11 trimestri della società Engineering, quali erano gli interessi pagati. In alcuni casi il tasso di interesse era del 23%, 23% che era superiore al tasso di usura che viene considerato dallo Stato al 14%, cambia da mese a mese, ma quel mese era 14% e loro fanno il 23%. È possibile che una banca faccia il 23%? Beh, sì, è possibile, perché, scusami Aurora, io parlo molto velocemente, è il modo e lo stile di questa zuppa. Perché pagavano il 23%? Perché oltre al tasso di interesse la banca gli metteva il massimo scoperto, le cause, insomma tante di quelle voci per cui si arrivava al 23%, va bene? Allora, quello che voglio dire è: cosa avrebbe fatto quell'ometto lì di Lannutti, che è riuscito finalmente a trovarsi uno stipendio diventando parlamentare del Movimento 5 Stelle? E che cosa faceva il Movimento 5 Stelle su quell'incredibile inchiesta di Trani sull'usura bancaria e sulle famose, vi ricordate, agenzie di rating? Quanto avrebbero strillato come delle oche se ci fosse stato non un loro ministro per il quale l'hanno dato subito fiducia, ma un altro esponente di partito? Buongiorno Bibiana. Allora io mi chiedo e vi chiedo, vi sembra normale che un ministro, se soltanto perché fa parte di un governo giallo-verde, viene indagato per usura bancaria? Usura bancaria, e quelli zitti e muti, anzi Di Maio gli ristabilisce la fiducia? Io penso che Savona sia totalmente innocente, a scanso di equivoci, sono convinto che non sia un colpevole. Ma cari amici, non ci avevano spiegato che le banche erano cattivone? Le banche da chi sono fatte se non dalle persone? E queste persone che stanno nei consigli di amministrazione, non ci avete raccontato che erano responsabili oggettivi del comportamento delle banche che soffocavano le piccole imprese? Engineering, by the way, è in liquidazione, anche per quanto gli ha dovuto pagare alle banche. Ma io la trovo una storia stupenda, però Savona, siccome oggi è nel cono, diciamo, del Movimento 5 Stelle, della Lega, ovviamente la sua indagine è di altro tipo. Ilva è un gran pasticcio, lo dice tutti i giornali. Di Maio, complimenti al casino che sta combinando Di Maio, avendo chiesto un parere a Cantone all'ANAC dopo che la gara è stata fatta, è stata vinta da un'azienda non italiana. Cantone dice: il governo non utilizzi il nostro parere per annullare la gara, in un'intervista che fa, mi sembra, con Repubblica al Corriere della Sera. La sostanza è che stanno cercando un alibi per prendere tempo. Vi ricordo che Mittal ha messo 1,8 miliardi per comprare una cosa incredibile che è l'acciaio italiano, e 2,4 miliardi di investimenti e bonifiche ambientali. Se quelli se ne vanno, muore l'Ilva, come già stanno facendo morire. Vi ricordo che l'Ilva è stata espropriata in riva senza una cazzo di sentenza, è stata espropriata e guadagnava 400-500 milioni di euro all'anno. Voi dite, con i tumori e tutte queste vicende che devono essere dimostrate da un magistrato e non lo sono ancora state dimostrate, ne ha persi 3 miliardi durante il periodo commissariale. Beh, insomma, l'Ilva. Oggi il Messaggero titola: Ilva Di Maio contesta l'asta, l'acciaio italiano in bilico. Notizia completamente sbagliata, perché l'acciaio non è più italiano da quando l'ha comprato un'azienda indiana. Sul decreto dignità c'è un pezzo di Maurizio Ferrera non molto chiaro, cioè secondo me molto poco efficace. Oggi il fondo del Corriere della Sera mi sembra molto, in senso che dice due o tre cose interessanti: la precarietà non riguarda soltanto i contratti a tempo determinato, ma partite IVA autonomi, e che la quota di occupati in tempo determinato è molto più elevata in tutto il resto del mondo che in Italia. Il vero pezzo interessante oggi è di Roberto Perotti,
Zappi, che fa subito una disclosure, sono amico di Boeri, ma la cosa che dice è: difficile far capire ai politici che in economia bisogna far scelte, che se tu fai una cosa danneggia qualcun altro e il rischio c'è. E la seconda cosa, comunque le risorse sono limitate, quindi se aiuti qualcuno non puoi aiutare tutti. La seconda cosa che dice: è straordinario come questo governo voglia ridurre le aliquote secondo il principio meno tasse più produzione, e non capisca che aumentando il costo di lavoro ci sarà meno produzione. Modestamente l'avevo scritto anch'io sul giornale, non bisogna essere economisti per scrivere quello che ha scritto Perotti, che ha scritto molto bene oggi su Repubblica, basta avere forse un po' di buon senso. Mentre invece Belpietro, il giornale La Verità, è diventato forse il giornale più governativo che ci sia, più del Fatto, perché il Fatto resta molto critico nei confronti di Salvini, cioè la componente leghista, mentre invece La Verità, proprio per suo DNA, non è antileghista, ma non è neanche antigrillino. Conte cacci Boeri. Ma la cosa più divertente, dice Belpietro nel suo fondo di oggi, ma la cosa più divertente oggi della Verità è una risposta alla inchiesta del giornale su Segretariopoli. Oggi il giornale fantastico trova che la prossima assistente di Di Maio sarà questo barista, che è un amico di Di Maio, del suo paese, nulla contro i baristi, ma sarebbe straordinario questo ascensore sociale per cui i baristi diventino segretari particolari. Ovviamente nel passato, come molti hanno scritto anche su questa zuppa, sono diventate parlamentari igieniste mentali con Berlusconi, mentali, dentali, insomma gente veramente che tu non ti immaginavi che potesse solcare il Parlamento. Ma tra questo far diventare parlamentari e assumere la pubblica amministrazione c'è un passaggio diverso, che è le elezioni. Detto questo, trovo fantastica la questione che oggi pone La Verità, appunto, che dice: ragazzi, ma di che stiamo parlando? Guardate com'erano le segretarie del PD, e mette una bella foto della Boschi, e anche loro c'erano segretari che prendevano 70.000 euro e venivano dal nulla. Il punto non è tanto che il PD facesse queste mosse sbagliate, aggiungo io alla Verità, ma è la ridicolaggine di un partito: uno vale uno, ci togliamo gli stipendi, basta i vitalizi, nessun privilegio. E poi si prendono ragazzini a 26 anni, gli fanno avere 75.000 euro di stipendio. Ripeto e chiedo a voi: conoscete qualche 26enne che come primo impiego ha avuto 26.000 euro? Lo conoscete voi personalmente? Conoscete qualcuno, qualche fenomeno? Quello che prendeva tutti i 10 a scuola, quello che ha fatto l'università 110 e lode, ne conoscete qualcuno che come primo impiego prendesse 75.000 euro? Io no. Tra l'altro, quando a 25 anni diventai portavoce del ministro degli esteri Antonio Martino alla Farnesina, mi ricordo bene quanto mi dava in decreto il ministro, con un decreto passato a Palazzo Chigi, mi sembra fossero una ventina di milioni all'anno, e mi sembrava a me una cifra incredibile, 20 milioni all'anno, che sono tipo 12.000 euro di oggi. Ma vabbè, andiamo avanti sulle questioni di cronaca, ce ne sono due che vi segnalo. Beh, la prima è incredibile e riguarda un benzinaio di Busto Arsizio, ed è importante questa storia di Busto Arsizio perché il benzinaio è stato rapinato altre 5 volte. La quinta volta cosa succede? Prende tutto il bottino, cioè sostanzialmente gli incassi della giornata, va a casa con il borsone, e due persone con il motorino gli sparano 4 colpi e lo feriscono, gli prendono il borsone e se ne vanno via. Avete capito la dinamica? Sparano, prendono il borsone e vanno via, agguato sotto casa. Allora io vi chiedo e mi chiedo: quando ci sono le statistiche sulla criminalità, per cui dicono che Salvini, la destra, alcuni programmi hanno esagerato, non riescono a rendersi conto che questa è una rapina? Forse anche nel passato ci sono state le rapine, ma l'efferatezza di questo genere di rapine è quello che le rende un grande pericolo sociale. Avete capito? Questa è la cosa incredibile. Questi li aspettano sotto casa e sparano senza dire niente, dammi la borsa, niente, sparano e gli prendono il borsone, ed è 5 volte sullo stesso, insistendo sullo stesso poveraccio. Ulteriore vicenda di cronaca che farebbe discutere molto e su cui si dovrebbero scrivere grandi libri: ucciso il pedofilo con 3 colpi di P38 nel piccolo paesino del Beneventano. 11 anni fa aveva violentato una ragazza che si era invaghita di lui, 13enne, non molto lucida secondo le ricostruzioni dei giornali, che si impiccò il giorno dell'Epifania. Una storia tragica. Sta 11 anni in galera questo pastore, esce dalla galera, ritorna nella casa dove viveva e nel primo giorno di libertà gli sparano. Vendetta secondo tutti quanti, secondo me un grande fogliettone di un'Italia che non perdona e sulla quale si potrebbe dividere il mondo, ma quello che è evidente è che in uno Stato di diritto, dopo 11 anni di galera per più efferato dei reati, cioè la violenza carnale nei confronti di una bambina che poi si suicida, insomma, varrebbe la pena di dividere su questo sì le coscienze dell'Italia, non sulle segretarie, che è del tutto evidente che a 26 anni hanno goduto soltanto di un beneficio nel diventare assistenti
Di Maio. Sulle stragi, la trattativa non ho voglia di parlare perché è la solita storia. Repubblica, Berlusconi era pronto a scarcerare i mafiosi. Poi si scopre che Maroni fece saltare tutto. Insomma, vi rendete conto? Nel 93 300 persone vennero tirate fuori dal carcere e del 41 bis firmate dal ministro della giustizia Conso, ma il problema era nel 94 Berlusconi. La trattativa Stato-mafia del 92 con Amato, Presidente del Consiglio, e Mancino, Ministro degli Interni, ma il problema è Berlusconi, è una cosa straordinaria. Volete attaccare Berlusconi, attaccatelo, ma la strategia Stato-mafia che mette in galera, rischia di mettere in galera dei poveracci generali del ROS, è una cosa che a me mi rimane qua, non tanto per Berlusconi quanto per i carabinieri. Grasso deve 83.000 euro al PD perché ogni mese si sono vincolati a dare dei soldi dietro al PD, non li ha dati. Bonifazi ottiene che il tesoriere del PD, secondo i giornali di oggi, una ingiunzione del Tribunale, un decreto ingiuntivo perché restituisca l'ex Presidente del Senato i soldi al PD, che tra l'altro vanno in un fondo per pagare i cassi integrati del partito. È un tesoretto, dice il pezzo del giornale del Corriere della Sera, da 1,5 milioni, condannati anche Elisa Simoni, che è la cugina di Renzi, a restituire 49.000 euro, e Pier Domenico Martino, che era il portavoce di Franceschini, 78.000 euro. Beh, io la trovo straordinaria che questi sono del PD, si vincolano a dare dei soldi, un po' come quelli che sbianchettavano i loro rimborsi del Movimento 5 Stelle, non danno i soldi e cosa succede? Gli fa causa il segretario del PD e il giudice dà loro ragione. Beh, insomma, io direi che per oggi è tutto, abbiamo letto un sacco di giornali, il periodo sono mezzogiorno e mezzo, oggi forse è il caso di stare un po' più al mare che davanti all'iPad. Vi do un grande saluto, se vi piace questa zuppa condividetela, noi ci vediamo domani come sempre, ciao!